Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La coppia ha rivelato tutti i dettagli del loro evento in un'intervista esclusiva al settimanale Key. Si prevede che ci saranno circa 200 invitati, tra cui VIP e personaggi noti dello spettacolo. Simona Ventura ha chiesto a Milly Carlucci di essere la testimone di nozze, accettando di stare alla sinistra della sposa, mentre Marco Diterlizzi sarà il testimone di Giovanni Terzi. La cerimonia sarà officiata da Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione Emilia-Romagna e attuale presidente del Partito Democratico. C'è grande riservatezza riguardo agli abiti degli sposi. Simona Ventura ha rivelato qualche indizio in TV da Antonella Clerici, dicendo che avranno diversi look curati da Enzo Miccio e che il suo abito non sarà bianco, poiché non vuole essere sobria ma spettacolare, come da donna di spettacolo. Le prime critiche sono arrivate per una gaffe sull'invito, dove è stato inserito un IBAN con la causale Simona e Giovanni Honeymoon. Molte personalità dello spettacolo sono attese all'evento, tra cui Valeria Marini, Alba Parietti, Giusy Ferreri, Eleonora Daniele, Luisa Corna, Paola Barale, Raffaella Fico, Giulia Salemi, Daniele Battaglia, Lino Banfi e molti altri. Un caro amico della conduttrice, Fabio Fazio, è già arrivato a Rimini e ha sorpreso la futura sposa con un mazzo di fiori, come mostrato nelle sue storie social. Il Corriere ha riferito che tutti gli invitati saranno sottoposti a controlli di sicurezza per evitare intrusioni e spoiler della cerimonia.